Saluto amiche e amici di Appunti Creativi. In questo video vi propongo la ricetta per preparare in casa un detergente multiuso in spray, efficace per la pulizia dei vetri, dei ripiani, dei pavimenti in cotto o in parquet. Occorrono solo acqua, meglio se distillata, alcol e detersivo per i piatti, ecologico sarebbe perfetto. Per contenere il nostro detergente spray fatto in casa possiamo usare uno spruzzino o una comune bottiglia. Per le dosi indico nel box descrizione. Non dobbiamo fare altro che mescolare i tre ingredienti nel contenitore prescelto e agitare energicamente. Tocco personalizzato, possiamo aggiungere alcune gocce di olio essenziale a piacere, tenendo presente che il limone, il tea tree oil e la lavanda conferiscono anche un potere leggermente battericida al prodotto. Solo avvertimenti: per la presenza di alcol, questo spray è sconsigliato a chi ha problemi polmonari e non va mai utilizzato sul lottone. Di contro, l'alcol preserva il prodotto dal deterioramento. Questo semplicissimo spray fatto in casa è un ottimo prodotto realizzato ispirandomi ai suggerimenti del chimico industriale Fabrizio Zago e alla mini guida Ricette autarchiche. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così un like è davvero molto molto gradito, se non vi siete ancora iscritti fatelo subito cliccando anche sulla campanella per restare sempre aggiornati sulle video novità di appuntiCreativi.it. Passatemi anche a trovare su appuntiCreativi.it, dove spero troverete tanti spunti interessanti sul riciclo creativo, le pulizie fatte in casa a impatto zero e tanto tanto altro. Vi aspetto su appuntiCreativi.it. Per questo video intanto è tutto, un saluto e alla prossima!